Con questo nuovo ciclo di incontri apriamo la serie dedicata agli incontri con dei personaggi, delle persone che in qualche modo danno alla cultura di Corato e non solo alla cultura di Corato. Apriamo con una conversazione, più che un'intervista, con Antonio Molinini. Questo giovane ragazzo, che sei un ragazzo, insomma, no? Che è appassionato di musica, ma non solo, si è laureato al conservatorio, quindi è anche un tecnico della musica, ed è la sua seconda esperienza come lavoro, perché ha realizzato un CD dal titolo Senti. In genere, dietro ogni artista o coloro che fanno, che scrivono, che incidono della musica, c'è sempre una persona, ovviamente, e quindi ha una concezione di vita, un suo modo di vedere. Oltretutto, poi, se tu hai realizzato questo secondo lavoro, è perché è anche una sua esigenza, una sua sensibilità, ed è questa la cosa bella, insomma, far conoscere la sensibilità che c'è dietro ognuno di noi. Assolutamente sì, questo CD Senti, che parla di una percezione auditiva, ma non solo, quindi sensoriale a 360 gradi, dimostra la mia necessità di raccontare le mie esperienze, le mie storie, la mia vita reale vissuta ad un pubblico di ascoltatori. Infatti il titolo Senti, no? È quasi un imperativo, quasi un ordine. Manca il punto esclamativo, ma è quasi un ordine. Senti, cioè ascoltami. Aggiungerei io. Sì, diciamo che il punto esclamativo sarebbe stato troppo imperativo, così invece Senti lo alleggerisce un pochettino. Senti, ascolta. Però è quasi una richiesta tua, no? Questo di che ti rivolgi a chi poi l'ascolterà questo brano. Senti. Inconsciamente è una richiesta, se vogliamo, persino d'aiuto, oltre che di attenzione, ma non dimentichiamo che il titolo del CD nasce non a caso da una canzone, quella che dà il titolo al CD, chiamata proprio Senti. È chiamata Senti perché si parla di un temporale, Senti il temporale, è dedicata al mio migliore amico. Poi chiaramente non entro nel merito del testo, però ecco, questo fatto di dover ascoltare anche qualcosa che non sia necessariamente musicale, ma può dare anche quello sensazioni di diverso genere. E da lì poi il titolo del CD, che in senso lato ci ordina di ascoltare poi tutto quello che segue. Tu approdi a questo secondo tuo lavoro. Ecco, perché nasce questo CD? Perché? Nasce sicuramente come esigenza, quella di esprimersi, perché l'artista non può fare a meno. L'esigenza di scrivere musica, di suonare, in un certo senso come quella di respirare, mangiare, è quasi per noi fisiologico. È un modo per raccontare le nostre storie, soprattutto per chi come me ha una certa, come dire, creatività abbondante, per cui non basta un solo CD per raccontare tutto quello che mi capita. Ecco. Tu oltre ad essere autore sei anche compositore, ecco, questo lo dobbiamo dire, perché tu componi anche la musica e la dirigi. Hai mai pensato di scrivere delle colonne sonore? Io delle colonne sonore ho pensato di scriverle, perché ho anche seguito il corso con Bacalov a Siena, un corso che tra l'altro mi ha visto vincitore per 3 volte di seguito di borsa di studio e diploma di merito, per cui evidentemente c'è anche una predisposizione per questo, solo che mi dispiace doverlo dire, ma qui c'è poca commissione in questo senso. Magari a Roma potrebbe esserci tutto un respiro più ampio in questo senso. Perché il genere pop? Perché il genere pop? Perché è quello più facile, immediato da far ascoltare a tutti, alle persone giovani e a quelle meno giovani. La canzone non è sinfonia, anche se io cerco di metterci del mio in questo senso, ha breve durata, ha un testo che spesso la sinfonia appunto non ha, e quindi aiuta prima a farsi comprendere, a farsi capire da chi ascolta. Un tuo giudizio sulla musica attuale? Il mio giudizio sulla musica attuale non è sempre positivo, e per questo sono costretto a subire anche delle critiche, però chiaramente mi prendo la responsabilità di quello che dico e di quello che ne consegue. Purtroppo quello che è commerciale oggi ci impone determinati tipi di, come dire, modus, di standard, quindi si scrive musica in un certo modo, si scrivono testi il più delle volte piuttosto disimpegnati, e armonicamente tutto è molto povero, perché si è trovata la formula del successo. Una formula che, se mi consenti, io voglio dire, non ho scelto di seguire,
perché credo che la musica si possa scrivere sempre in un modo migliore, ricercato dal punto di vista formale, dell'orchestrazione, dell'arrangiamento, per cui pur non avendo un giudizio clemente verso la maggior parte di quello che gira attualmente a livello di pop, cerco anch'io di omologarmi, ma con il mio linguaggio, che è frutto comunque della formazione classica. Pensi che la musica sia in qualche modo elitaria? No. Secoli fa la musica era destinata ai teatri, frequentati da un certo tipo di persone. Poi la musica è diventata l'arte di tutti. Oggi chiunque acquista una chitarra, chiunque ha una radio, un lettore CD, poi con internet la diffusione è immediata, è alla portata di tutti, e quindi tutti sono un po' musicisti, tutti cantano sotto la doccia, e spesso sfugge un significato importantissimo della musica, e che è comunque un'arte di cui dovrebbero occuparsi sostanzialmente i veri artisti. In questo tuo lavoro ci sono anche altri artisti coratini che hanno collaborato con te, è giusto citarli, insomma, penso a Pasquale Di Frenza, per esempio, penso a Giuseppe Di Biceglie, penso anche alla voce narrante di Luciano Riccardi. Insomma, c'è un pool di persone che ti hanno, come dire, aiutato, tra virgolette aiutato, nel senso che hanno partecipato, ecco, alla realizzazione di questo CD. È stata voluta questa scelta? Decisamente. Assolutamente sì, per numerosi motivi. Se mi sono permesso di cantare due canzoni è solo perché le definisco outsider, ovvero canzoni che, non avendo una grossa responsabilità dal punto di vista canoro, potevo permettermi di cantare, poiché magari dalla tematica un po' più disimpegnata. Mentre per le canzoni, diciamo, come dire, pesanti da un punto di vista proprio tecnico, avevo bisogno di voci preparate, di persone che volessero prestarsi gratuitamente credendo in me nel progetto. Tra queste ne abbiamo menzionate alcune, ma aggiungerei anche Francesco Strippoli, Alessandro Fariello e Floriana Casiero, che però è di Trani, quindi giusto anche dire che si è prestata. E hanno, diciamo, cantato, e ci sono anche degli strumentisti, tra cui anche docenti di conservatorio. Mi viene in mente Antonio Fracchiolla al corno, che suona nell'orchestra della provincia, quindi sicuramente persone di un certo calibro, che hanno creduto nel progetto pop, cogliendo però il significato, quello più orchestrale, più nobile, e come lui anche Luigi Capuano, Pietro Grassitelli e via discorrendo. Insomma, c'è gente, diciamo, di un certo spessore, sì, questo sì, è il caso di dirlo. Parliamo di te dal punto di vista umano. Ecco, perché mi sembra giusto anche collegare, no? Dietro, abbiamo detto prima all'inizio, dietro ogni lavoro c'è anche c'è l'essere umano, c'è la persona. Tu mi hai autorizzato a parlarne di questa cosa. Tu hai una, come dire, una sofferenza, insomma, che ti porti avanti da un po' di tempo. Ecco, come riesci a coniugare questo tuo vivere con la musica e poi con la realtà che ti circonda? Beh, riesco, perché credo che le più grandi risorse mie, vivendo questa situazione difficile dal punto di vista della salute, siano la mia ragazza, la musica, il sole e il mare. E si parla anche di sole, di mare, della mia ragazza anche nelle canzoni, poi alla fine tutto torna. E come faccio? Faccio con quella forza che proprio la musica ti sa dare. La musica è vita per me, per cui se non ci fosse la musica non riuscirei assolutamente a sopportare tutto quello che devo subire, oserei dire, quotidianamente. La cosa importante è quell'incredibile paradosso per cui proprio con il sopraggiungere di questi problemi e con l'aggravarsi di questi problemi di salute ho trovato la forza di credere in questi progetti, perché se ci pensi, quando ti senti forse finito, hai bisogno di lasciare un messaggio a qualcuno. Una testimonianza. Sì, ci sono o ci sono stato, che è anche peggio se ci pensi, però insomma, sai, quando si sta bene uno dice domani, c'è sempre un domani. Quando il domani ti sfugge, non ne hai la certezza, beh, a questo punto cerchi di investire tutto sulla tua più grande passione, la musica, che lascia quel messaggio della tua presenza sulla terra. Da Amore in transito, no, che è stato il tuo primo lavoro, Assenti,
c'è sempre questo, appunto, questo viaggiare, questo percorrere una strada, no? Cioè, mentre lì eri quasi in attesa e ti vedi passare, no, quasi, eri in attesa, ti vedi passare questo treno dove uno ci può leggere di tutto, le proprie speranze, le proprie attese, no? Tutto, no? Qui invece già si passa alla fase successiva, cioè della fermata. Della fermata, perché tu già hai un punto in cui dici: ascoltate, sentite, guardate. E, se permetti, facciamo probabilmente il promo. Ma è sì. Il promo, no? Perché è giusto. Ascoltatelo questo CD, e poi magari ci fate sapere il vostro giudizio e le vostre considerazioni. Ma io ci terrei tanto che tu, al di là di questo tuo CD, di poterti vedere dirigere un'orchestra, magari fatta di tutti gli autori corativi. Io non lo so, ti vedo diretto. E allora, certo. Diciamo che il CD è in distribuzione mondiale, in digital download sul sito della Nokia, della 3, su Amazon.com, su iTunes Store, Spotify, Songriglia e Music, Net Music e tutti i portali online di distribuzione ad un prezzo piccolo piccolo. È anche possibile acquistare ogni singola traccia anziché l'intero album, quindi il prezzo è ancora più piccolo. È davvero facilissimo, in pochi click potrete fare il download della canzone che preferite. Diversamente, qui a Corato tra un po' sarà disponibile nei negozi, diciamo, che mi consentiranno la vendita, e se poi lo volete comprare direttamente da me, magari, perché approfittiamo anche per dire, perché ci sarà il tuo autografo, insomma, che questo valore aggiunto, come si dice, in più, ci, perché metto chiaramente la firma, non solo musicale, ma la firma. Io credo che valga la pena, insomma. Senti, Antonio Monini.